scarto di pranzo però sta un'altra parte. Silvia, Mr. Mayor, honoured to meet you. Please could you explain the importance of the scheme that's just been launched? Si può spiegare l'importanza dello schema del programma che è appena stato lanciato? E il progetto delle grandi utenze, cioè l'idea che la raccolta differenziata può crescere rapidamente organizzandola presso le ambasciate, presso i ministeri, dove c'è una grande produzione di materiale che può essere riciclato. The idea that we can recycle by using by doing agreements with the embassies and with the great industries like the field, where there's a lot of material to be recycled. And what about the British setting a lead in this way? E che cosa ne pensi del fatto che i britannici siano i primi che danno che hanno un ruolo importante in questo senso? Ne penso che questo è frutto della civiltà, del civismo tipico del popolo britannico, e lo attribuisco anche al fatto che oggi ci sia premier una persona come Cameron, mm-hmm, che è molto sensibile all'ambiente. He attributes this both to the fact that there's a civic engagement in the sense in the population with British people, and because of the new president Cameron, who's engaged in the sense as well. And why is there such a problem with rubbish in Rome? Perché c'è un così gran problema con la raccolta dei rifiuti a Roma? Perché Roma è una città molto complicata dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista organizzativo, quindi è forse una delle città più difficili al mondo per organizzare delle reti come la raccolta dei rifiuti. Mm-hmm. It's not Rome is not a very well organized city, and it's not easy to just organize this kind of recycling cycle in here. Does he think the Vatican might introduce the scheme? Pensa che il Vaticano introdurrà lo stesso schema, lo stesso programma? Implementerà? Il Vaticano già è molto più avanti. Il Vaticano è come stato lo stato che è maggiormente avanti come energie rinnovabili, come raccolta differenziata. Mm. The Vatican is very leading the way in this sense. It's very up to date in this recycle thing and using a lot of renewable energies. Comunque anche noi come città di Roma abbiamo finalmente superato il 20% di raccolta differenziata e puntiamo ad arrivare al 35% nel giro di 3 anni. Mm-hmm. The city of Rome is taking more and more steps in this sense as well. We're recycling the 20% of our things, and we're planning to go ahead in this direction. And David Cameron is coming to Rome to meet Berlusconi at the beginning of August. What would he like to see come out of that meeting? Mm-hmm. Cameron verrà ad incontrare Berlusconi ad agosto a un certo punto. Che cosa vorrebbe vedere uscire da questo incontro fra i due? A me piacerebbe ci fosse una grande alleanza di leader del centrodestra in Europa, che già c'è con il presidente Sarkozy, per fare in modo di creare un vero rinnovamento dell'Europa. Io sono convinto che oggi il centrodestra può fare le riforme. Mm-hmm. He would like a great alliance to come out of this meeting, as it happened with France and leader Sarkozy, and he thinks that Rome and London can lead the way of Europe in this. And as he knows, the Pope is coming to Britain, mm-hmm, in September, and we have great hopes for this visit, mm-hmm, but there have been concerns for the Pope's safety. Does he share those concerns? Il Papa andrà in Inghilterra all'inizio di settembre. Ci sono grandi preoccupazioni per la sicurezza del Papa. Se sei d'accordo con queste preoccupazioni, se pensa che effettivamente ci saranno pericoli per il Papa in Inghilterra? Ci sono sempre pericoli quando il Papa viaggia, sono convinto che siano tutti allarmi destinati a rientrare. Mm-hmm. Of course there are dangers, but he's sure that they will manage the situation greatly. Thank you very much. Thank you. Grazie. Grazie.